Benvenuti al nostro quindicesimo episodio della Road to Division 1. Nello scorso episodio di sfuggita vi ho fatto vedere Higuain, la carta di Higuain nera. Vediamo un po' nel dettaglio: 84 di velocità, 92 di tiro, 88 di dribbling, 79 di fisico. È veramente stratosferico. La carta 89 veramente mi si è trasformata, perché l'avevo comprata praticamente 87, dopodiché si è trasformata in 89. Quindi dicono che si chiama Sif, Higuain Sif, quindi noi andiamo subito a provarlo. Vediamo un po' il nostro primo avversario di oggi. Ci mette a confronto una squadra mista tra italiani, argentini, campionati tedeschi, tutto misto insomma. C'è Tevez lì davanti che è pericolosissimo e fa paura, quindi partiamo subito. Noi dobbiamo cercare di vincere, credo, due partite per vincere il titolo della prima divisione. Già siamo salvi, abbiamo fatto 6 vittorie consecutive, dopodiché ci siamo fermati. Nello scorso episodio, l'ultima partita, abbiamo persa, quindi facciamo attenzione. Subito Lam, recuperiamo palla con Marchisio. Marchisio per Nainggolan, Nainggolan in avanti per Mertens. Mertens appoggia Higuain, che subito la dà a Candreva, che perde palla. Attenzione, Nainggolan, Carlitos, attenzione a Tevez che è pericolosissimo. Tevez, dribbling, doppio dribbling. Tevez, palo! Palo di Tevez, poi Handanovic in calcio d'angolo. Pericolosi i nostri avversari. Nainggolan dalla bandierina, la gioca vicino. Attenzione per Salah. Salah la mette fuori area per Perez. Può provare il destro, ma non glielo concediamo. Poi riparte sempre Tevez, incredibile, Tevez è fortissimo. Buggatissimo in questo gioco. Sarà dentro per Tevez col destro. Carlitos Tevez porta in vantaggio i nostri avversari al quindicesimo. Vediamo se riusciamo a reagire. Lorenzo Insigne sulla fascia sinistra. Insigne la mette sul secondo palo. Candreva, paratona di Farman. Poi Higuain, cerchio di centrocampo. Higuain allarga molto bene per Candreva. Candreva punta l'uomo. Candreva ancora dentro per Higuain. Higuain salta lui. Higuain col destro. Gonzalo. Higuain. 1-1. Pareggia il Pipita. E va vicino alla telecamera ad esultare, a far vedere il nome. E il Pipita non perdona. Primo gol di Gonzalo Higuain. Quindi siamo 1-1. 44esimo, 45esimo, sto quasi per finire il primo tempo. Ci è andata bene per ora. Insigne la mette dentro. Attenzione Marchisio sul fondo. 63esimo, siamo già nella ripresa. Attenzione a Piatti, velocissimo. E pallone per Perez. Perez per Carlitos. Di prima intenzione la mette alla destra del nostro portiere. Attenzione ancora loro, Lam. Centrocampo, c'è Nainggolan, dentro il pallone per Carlitos, Tevez, 2-1 al 67esimo. Carlitos Tevez porta in vantaggio i nostri avversari. Attenzione Candreva da una posizione impossibile, ci prova. Farman la tiene senza problemi. Poi la gioca subito lunga per Piatti. Piatti stoppa la palla, attenzione Perez per Carlitos. Carlitos 1 contro 1, vince rimpallo. Vince tutti i rimpalli Tevez in area, Barzagli lo recupera e poi Handanovic la butta fuori, ma la palla viene recuperata da Nainggolan. Salah dentro ancora per Carlitos, doppio dribbling, non ce la fa. Barzagli su Nainggolan che però lo scarta, poi ancora Nainggolan. Se lo dimentica la nostra difesa, Nainggolan fa 3-1 all'80esimo, è notte fonda. Sarà durissimo ora. Partita è quasi finita, attenzione, possiamo prendere l'imbarcata, 83esimo. Tevez, Handanovic in calcio d'angolo. Nainggolan, il nostro Nainggolan, allarga per Candreva. Candreva vuole 1-2, ma la partita finisce qui. Non bene, la nostra prima partita di questo episodio. Ci prendiamo quasi 400 crediti. Abbiamo giocato male, soltanto 3 tiri in porta. Diciamo che ci ha quasi dominato il nostro avversario, anzi, senza il quasi, 18 punti. Rimangono due partite, dobbiamo cercare di vincerle tutte e due per vincere il titolo della prima divisione. Se perdiamo questa partita, automaticamente si riparte da capo. Quindi andiamo a cercare il nostro secondo avversario. Avversario trovato. Vediamo un po' la squadra del nostro avversario.
sperando che non sia tanto forte, però ma arrivati a questo punto è difficile trovare un giocatore scarso in prima divisione. Stanno tutti ben attrezzati, ovviamente. Una super tedesca con Royce, Lewandowski e Douglas Costa in attacco. Poi c'è Vidal a centrocampo con Götze, Naldo, Boateng, ovviamente non poteva non esserci Neuer. E va bene, proviamo, sarà molto dura, ma noi ci proviamo. Chiellini, Alexandro, Chiellini, Dybala, allarga tutto per Felipe. Felipe si appoggia a Alessandro, attenzione, messo giù. Il nostro terzino di fiducia, messo giù. Batte proprio lui il calcio di punizione sul cerchio di centrocampo. Felipe Anderson ancora per Alexandro. Alexandro si accentra, la mette dentro, non ci arriva Morata, poi spazza le nostre avversarie. Dybala dentro per Alexandro. Attenzione Mandzukic allarga molto bene per Felipe Anderson ancora per Mandzukic, stoppa di petto e poi non ci arriva, non gli riesce, fa solo la palla. Pogba in verticale, il pallone per Mandzukic, Saltaromo, Mandzukic nel rigore, Mandzukic può tirare, la mette dentro per un gol facile. Poteva provare a calciare Mario Mandzukic, attenzione a Douglas Costa sul fondo. Questa laterale per loro, Thiago fuori ancora per Douglas Costa sul secondo palo, Buffon paratissima, poi Pogba alleggerisce per Alexandro, poi ancora Pogba. Perde un brutto pallone Pogba, attenzione a Royce, traversa il crocio dei pali, poi Alexandro e Casares la spazza, clamoroso. Douglas Costa, salta secco l'uomo, Douglas Costa, 1-0 per i nostri avversari. Sbagliamo l'approccio alle gare, in queste due gare abbiamo proprio sbagliato l'approccio completamente. I nostri avversari ci puniscono, attenzione Neuer. Dybala recupera palla, attenzione, Neuer non c'è in porta, Morata 1-1, Neuer non può nulla, l'ha soltanto deviata, anzi l'ha messa lui in porta. Alvaro Morata fa 1-1 al 37esimo. Dobbiamo cercare il tutto per tutto per vincere questa partita e poi andare all'ultima gara per vincere la divisione. Intanto inquadrato l'autore del pareggio, Alvaro Morata, attenzione. Felipe Anderson nel cerchio di centrocampo, Felipe Anderson vince un rimpallo dentro per Pogba, Pogba a giro, Neuer la tiene, Alexandro vuole metterla lui, Naldo sbaglia lo stop, attenzione Mandzukic in area piccola, Mandzukic, Neuer, paratona di Neuer, poi Felipe Anderson e Neuer la blocca, riparto i nostri avversari, Lewandowski, siamo al 61esimo, attenzione buco difensivo, c'è Vidal, Vidal si inserisce Arturo. Vidal trafigge Gianluigi Buffon, nonché suo ex compagno ai tempi della Juve, Arturo Vidal. Poi punizione per Marco Reus. Marco Reus a giro Buffon, il calcio d'angolo. Il tempo scorre e noi non riusciamo a segnare. Attenzione Morata, può provare il destro contrato. Poi la palla va a Mandzukic, Neuer. Non si passa con Neuer. Allarga tutto Mandzukic per Felipe Anderson, stoppa di petto, la mette dentro, bassa, quadrata in ritardo, in ritardissimo. Poi Müller prova ad uscire, ma perde palla, Morata in area di rigore, Morata chiuso, calcio d'angolo. La bandierina a Paul Pogba, tutte le ore in avanti, Paul Pogba, lisciano tutti, non la prende nessuno. Pogba dentro il pallone per Chiellini che si è messo in attacco in questi ultimi minuti. Brutta la palla di Chiellini in verticale. Poi recupera proprio lui la palla di testa, ma i minuti scorrono. Douglas Costa può provare un'ultima occasione, forse per i nostri avversari. Abate, Müller la recupera, Cuadrado la recupera, ma l'arbitro dice che può bastare così. Manda tutti sotto la doccia. Quindi si infrangono i nostri sogni di vittoria della prima divisione. Ci salviamo, ci prendiamo 7900 crediti, che non sono male. Quindi, dopo l'inizio spettacolare, siamo crollati e noi ci vediamo al prossimo episodio sperando di poter vincere questa divisione.